computerizzati amici di Bilu NTV. Permetto che io sono un amante della tecnologia, anche troppo. Ma oggi voglio scagliarmi contro l'inarrestabile dominio del computer. Insomma, la maggior parte delle cose che facciamo durante la giornata avremmo serie difficoltà a portarle avanti senza computer. Scrivere, leggere, informarci, studiare, cercare lavoro, registrare la musica e anche vedere questo video, che non potrà fare a meno che passare da un programma di editing del computer. E non ditemi che potrei fare le stesse cose collegando una mini DV a un videoregistratore e fare il montaggio in modo analogico. Uno, perché è poco pratico, ci vorrebbe un sacco di tempo e tutto sommato non lo fa nessuno. E anche se avessi fatto tutto ciò, per arrivare a voi dovrei comunque digitalizzarlo, usare la rete per fare l'upload. Vogliamo parlare al telefono all'altro capo del mondo senza spendere una follia? Skype! Ciao Bilu! Quasi quasi vado in edicola e vado a comprarmi un giornaletto porno. Ne vuoi una copia? Ma non siamo mica nei primi anni 90, adesso c'è il porn. Allora non ci vado in edicola, me ne sto a casa seduto davanti al computer. Bravo, poi fammi sapere se trovi qualcosa di buono. Ok, vado. Sì, vai. Allora sto andando. E vattene! Insomma, potremmo anche fare la spesa, restandocene comodamente seduti a casa. Io ho finito. E adesso che cosa posso fare? Ammazza, ci hai messo tanto però. Puoi fare tante cose, puoi giocare online, puoi chattare, guardare un film. Ma io l'ho già visto un film. Non quel genere di film. Insomma, se proprio non vi piace la vostra vita, potete anche viverne un'altra alternativa e poter fare tutto. Viaggiare, volare, persino sposarsi. Se non vi siete ancora rovinati nella vita reale, potrete farlo in quella virtuale. Insomma, siamo degli schiavi maledetti che non facciamo che aggiornare una pagina per vedere se ci sono arrivati nuovi messaggi. YouTube, Facebook, YouTube, Gmail, Libero, Google, MySpace. Guarda che neanche io ci vado più su MySpace, è out. Ma sta zitto che sto parlando! Scusa. Guarda un po'. Insomma, fate quello che vi pare, ma voi o non voi ce ne stiamo sempre davanti al computer. Un virus maledetto! Strozzati!